Cagliari migliora. In un'economia sempre più globale e competitiva, Cagliari doveva ripensare il suo futuro. Per questo, in questi 5 anni di mandato, senza cercare la ribalta, abbiamo lavorato per una sfida ambiziosa: pensare, progettare e poi realizzare la Cagliari del futuro. Una città nuova, più moderna e funzionale, orgogliosa di essere la capitale della Sardegna, protagonista nel Mediterraneo. Sono stati avviati più di 360 cantieri, di cui 140 sono oggi ancora aperti. In totale sono stati programmati e parzialmente investiti in opere pubbliche circa 650 milioni di euro. Uno sforzo ingente. In rapporto al numero dei residenti prevaliamo su altre grandi città come Torino, Milano, Roma. La città cantiere non è certo bella da vedere né facile da vivere, ma i nostri disagi saranno presto ripagati. Avremo una città migliore, con servizi più efficienti e meno costosi, una migliore qualità urbana per poterci vivere e lavorare. I cantieri, va ricordato, sono anche una significativa occasione di lavoro per molti cagliaritani. Più di 4.500 sono i posti di lavoro diretti creati, oltre agli occupati generati nell'indotto. Il miglioramento dei sottoservizi è stato il primo indispensabile obiettivo. Li abbiamo ammodernati e quasi del tutto completati in città ed in periferia. Nuove fognature, nuove condotte per l'acqua ed un avanzato sistema di telecontrollo ci consentiranno di sconfiggere l'annoso problema delle perdite. Una nuova rete del gas, che sarà completamente ultimata entro il mese di giugno 2006, il potenziamento della pubblica illuminazione con un incremento complessivo di oltre 4.000 punti luce, una rete di fibre ottiche per le telecomunicazioni tra le più complete e moderne in Europa. Abbiamo completato l'investimento sull'impianto di depurazione di Sarenas, un caso di grande successo ed un esempio concreto di gestione dei servizi in un'ottica metropolitana. Da anni siamo al primo posto in Italia per capacità di depurazione. Sono stati inoltre avviati e completati i progetti per i nuovi parcheggi a rotazione in alcuni punti strategici della città. Sono circa 1.500 i nuovi parcheggi creati, che alla fine del 2007 diventeranno oltre 3.500. Importanti interventi di viabilità urbana, nuove strade e molte rotatorie hanno consentito di fluidificare il traffico cittadino. Il nuovo asse mediano di scorrimento, oramai completato, consente oggi di attraversare la città in tempi ridottissimi. Anche il trasporto pubblico è migliorato. Nuovi mezzi e nuovi servizi sono stati assicurati in questi anni dal CTM, ponendo le basi per una città realmente policentrica. L'attuale rete di trasporto, principalmente cittadina, sarà a breve al servizio di tutta l'area vasta grazie alle iniziative delle Ferrovie dello Stato e dei progetti del CTM per una nuova metropolitana sotterranea. Sarà il mare, però, l'elemento essenziale della Cagliari del futuro. Sono le nostre radici culturali e la nostra stessa identità di cagliaritani che impongono un nuovo e intenso dialogo con il mare. In questi anni, grazie al proficuo rapporto di collaborazione con l'autorità portuale e le autorità militari, abbiamo avviato un fecondo processo di integrazione della città con il suo mare. L'abbattimento della cinta doganale del muro del Mole Cnusa, dove sorgerà un moderno terminal crocieristico, ha rappresentato anche simbolicamente questo riavvicinamento fortemente voluto dall'amministrazione comunale e dai cagliaritani. Ma è stato solo un primo passo. L'obiettivo più importante che ci siamo posti è la trasformazione della Via Roma in una grande piazza pedonale affacciata sull'acqua. Il collegamento della piazza con le nuove strutture del porto per la pesca, per la nautica da diporto e per il sistema delle crociere proietteranno Cagliari fra le mete più ambite del turismo internazionale. Un tunnel sotterraneo libererà la Via Roma dal traffico e la restituirà alla città per le sue passeggiate e per nuove ed importanti iniziative commerciali e turistiche. Il tunnel, inoltre, consentirà di completare l'anello mancante della grande viabilità urbana ed extraurbana di collegamento con le principali direttrici del trasporto regionale. Ma il nuovo porto ha bisogno di avere alle spalle una città viva che pulsa e si mostra fiera del suo presente e della sua storia antica. I quartieri storici, Marina, Castello, Stampacci e Villanova,
sono stati oggetto di importanti opere pubbliche già realizzate e di progetti di imminente esecuzione. In Castello abbiamo avviato un intervento rilevante per il consolidamento dei costoni rocciosi e assieme ai privati un programma integrato di riqualificazione urbanistica che consentirà la valorizzazione del piccolo commercio, di arti e vecchi mestieri dell'artigianato artistico. Nascono così gli importanti interventi riguardanti la passeggiata coperta e soprattutto il progetto di un sistema coordinato di parcheggi e percorsi con scale mobili che sarà ultimato entro il 2008. Ma il nuovo rapporto della città con il suo mare non riguarda soltanto la via Roma e i quartieri storici. Prosegue per il porto turistico di Susicu, che verrà potenziato nelle infrastrutture e dotato di nuovi posti barca. E soprattutto per Sant'Elia, dove è già in atto un grande progetto che ridisegnerà il quartiere, a partire dalla riqualificazione delle case e dal rifacimento del porticciolo che creerà importanti ricadute e occasioni di lavoro. È qui che sorgerà il Museo Mediterraneo dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea, voluto da una sinergia tra Comune e Regione. Dal programma di trasformazione urbanistica non poteva mancare la spiaggia dei 100.000. Saranno realizzati nuovi luoghi attrezzati per lo sport, il tempo libero, le passeggiate, i giochi per i bambini e le loro famiglie. Cagliari è anche una delle città d'Italia con la percentuale più elevata di aree umide, che rappresentano una vera ricchezza per il nostro territorio. Di recente è stato costituito il Consorzio per la gestione del Parco Naturale Regionale Molentagius Saline. Per lo Stagno di Santa Gilla, vera e propria oasi naturalistica dentro la città, assieme ai comuni di Assemini, Capoterra ed Elmas, si consolida l'attività di gestione del compendio, che dimostra la piena compatibilità delle diverse attività economiche e culturali con le esigenze di salvaguardia naturalistica dell'ambiente. Il rafforzamento delle infrastrutture di spettacolo è stato un altro tassello importante del processo di trasformazione della città. Il Teatro Lirico, già oggi il nostro fiore all'occhiello, nonostante le note difficoltà, è al centro di un articolato progetto di valorizzazione. Il Parco della Musica, in fase avanzata di realizzazione, consegnerà alla città un quartiere moderno e funzionale, dove, oltre al teatro, vi saranno nuove piazze, parcheggi, verde pubblico e un hotel prestigioso, che favorirà l'attrattività turistica. La consapevolezza dell'importanza della cultura nelle nuove dinamiche del turismo internazionale ha comportato uno sforzo ancora più rilevante per l'amministrazione comunale. Non si può non riconoscere la portata del progetto di valorizzazione ambientale e culturale che sta interessando i colli di Santa Metrace, Tuvigeddu e Tuvumano, 22 ettari di parco ambientale, archeologico e museale. Abbiamo poi riqualificato il Colle di San Michele ed il castello è diventato un importante centro culturale. Stiamo inoltre restituendo alla città il Teatro Massimo, l'ex Teatro Civico in via Università, il mercato di via Pola che riqualificato diventerà una mediateca di rilevanza internazionale. I molti restauri di chiese, edifici e monumenti hanno elevato la gradevolezza dell'ambiente urbano e permesso un significativo ampliamento dei diversi itinerari culturali che la città propone. Un'altra sfida però doveva essere vinta, quella di riavvicinare il centro della città alle sue periferie. La città senza periferie è un nostro irrinunciabile obiettivo programmatico. Sono stati completati e avviati importanti interventi che restituiranno alla città molte zone degradate e aree industriali dismesse. Ma altrettanto importante è stato lo sforzo che abbiamo compiuto per assicurare servizi essenziali ad importanti quartieri periferici. A Baracca Manna, oltre 41 milioni di euro sono già stati investiti per il rifacimento delle strade e di tutti i sottoservizi. Fondamentale, inoltre, è stato il lavoro svolto in tutta la città per incrementare il verde pubblico. Ogni cagliaritano dispone oggi di più di 25 metri quadrati di verde, un parametro fra i più alti in Italia. Entro il prossimo mese sarà inaugurato il Parco di Terramagni, un altro polmone verde di 8 ettari a disposizione della città e dell'area vasta. Ma in questi anni di governo non abbiamo solo pensato alla città del futuro. Abbiamo anche governato i molti e complessi problemi della gestione quotidiana e ordinaria, con particolare attenzione ai giovani, allo sport e alle categorie più deboli e svantaggiate.
Abbiamo reso più snello e flessibile l'accesso ai principali servizi pubblici, anche grazie alla collaborazione di tutto il personale del Comune, un grande patrimonio di competenze e professionalità, che ha potuto beneficiare di un intenso programma di formazione continua che ci ha portato ad importanti riconoscimenti di livello nazionale. Infine, ma solo per poterne rimarcare meglio l'importanza, mi preme sottolineare il grande impegno che abbiamo riservato al tema del sociale. Nonostante le sempre più esigue disponibilità di bilancio, abbiamo compiuto uno sforzo senza precedenti a favore dei giovani, costituendo il Centro Giovani e la Carta Giovani, degli anziani, istituendo la Consulta degli Anziani e la Carta Senior, delle categorie più svantaggiate. Fra le cose più importanti voglio ricordare il nuovo utilizzo dell'ex casa di riposo di Viale Fra Ignazio, oggi centro della solidarietà Giovanni Paolo II, diventata un importante centro di accoglienza per i più sfortunati. L'apertura di 3 nuovi centri di aggregazione sociale, via Carpaccio, via Giardini, Vetreria di Pirri. La soddisfazione di tutta la domanda per gli asili nido. L'incremento dei progetti personalizzati per la disabilità e il miglioramento del servizio di mobilità per gli stessi. Ed infine il piano rilevante di interventi a favore dell'edilizia residenziale pubblica. Molte altre cose sono state fatte, ma altre restano da completare. All'orizzonte ci attendono sfide importanti, un cammino esigente di impegno e talvolta di sacrifici. Ma investire sul futuro significa avere la lungimiranza e la pazienza di non pretendere tutto e subito. Tutto questo è Cagliari Capitale nel Mediterraneo, non uno slogan, ma un grande e concreto progetto di sviluppo della nostra città. Progetto in cui credo fermamente e che affido anzitutto al giudizio dei cagliaritani.